Anna, peccato, cosa è successo dopo il riposo lungo? Allora, non so dirtelo di preciso, nel senso siamo entrate un po' scariche, sicuramente ci è mancata la via del canestro per darci fiducia e l'abbiamo trovata dopo, se non sbaglio, 6 minuti, sono tanti e loro hanno segnato, invece si è aperto un gap che poi, come ho detto prima, fai fatica a ricucire contro questi squadroni qua. Tante gare ravvicinate e in più gli strascichi dovuti al Covid si fanno sentire. Ma sì, è una situazione molto molto difficile, però questa è come l'abbiamo passata noi, l'hanno passata altre squadre, non bisogna trovare alibi, andiamo in campo per vincere, sia che siamo al completo che no, che siamo tornati con il Covid, ci si prova a vincerle. Poi chiaramente vai avanti e le giocatrici che hai di fronte, contro cui ti scontri, sono di livello. Era una partita difficile, lo sapevamo, abbiamo fatto il nostro meglio, peccato questo terzo quarto che ci ha spaccato un po' in due, ecco. Domenica di nuovo qui all'Arena contro San Martino. Sì, è un'altra partita tostissima, speriamo di essere al completo e niente, ci giocheremo le nostre carte per portare a casa 2 punti. Palanca, dopo il secondo periodo eravate in vantaggio, anche se di un solo punto, poi insomma il terzo quarto ha praticamente condizionato tutto il match. Sì, a noi ci ha fallito un po' la difesa. Loro sono state brave ad approfittare la situazione e a noi si è chiuso pure il canestro, quindi purtroppo non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Si vede che non siete al meglio ancora, tanti errori, ma devo dire anche molti errori da parte di Bologna. Sì, fisicamente diciamo che non siamo al nostro meglio, ma dobbiamo dare il nostro, cioè, dallo poco che ci abbiamo dobbiamo dare il nostro meglio e dimostrarlo in ogni partita. Domenica è una gara importante, delicata. Sì, domenica sarà un'altra partita tosta e speriamo di stare più concentrate e che vada come noi vogliamo. Magari in formazione tipo, no? Con il rientro anche di Rescianda Gray. Speriamo cioè in questa prossima partita di trovare di nuovo Rescianda con noi in campo e vada come speriamo. Un'ultima cosa, Blanca, era una gara infrasettimanale di giovedì, un orario particolare, però anche stasera c'era tanto pubblico. Sì, il pubblico è stato, cioè, una cosa proprio bella, il pubblico non ci manca mai e questa è la parte più bella della nostra squadra, i tifosi che ci stanno sempre vicino a noi.